Segmento 1. Acquisizione simultaneità. Sono passati 91 giorni dalla grande catastrofe. La parola al messaggero. È reale la strada su cui cammini. È reale la tua tecnologia preferita, la musica che ascolti, l'amante che baci, il nemico che odi. Senti il rumore dei piedi. Basta renderli reali. Nei tuoi nemici scorre il sangue. Basta renderli reali. La confusione che le mie parole stanno suscitando in te ti rende reale. E se la realtà non fosse ciò che credevi? Se fosse tutta una messa in scena, una sofisticata e incredibile simulazione. Sai a cosa mi riferisco? Hai già usato l'Animus. Anzi, sei lì proprio ora, giusto? Sai quanto possa sembrare reale una simulazione anche dopo tanto tempo. Conosci anche l'effetto osmosi. La realtà si fonde su se stessa, uno strato dopo l'altro. Cosa è reale e cosa non lo è? E se nulla fosse reale? Se tutto ciò che conosci fosse falso? Gestiamo migliaia di simulazioni, alla ricerca della versione perfetta, alla ricerca di Desmond. Ognuna sembra reale, molto reale. Ma non c'è modo per esserne sicuri, vero? Certo che no. Tutto può essere simulato e trovare la risposta può portare alla cancellazione, dalla versione, dal codice, da ogni cosa. Così tanti dubbi e così poca capacità computazionale. Fate con comodo. È una domanda che assilla l'uomo fin dalla creazione. Un dubbio, un pensiero che da sempre perseguita tutti. 2000 anni fa, Chuang Tzu si addormentò. Sognò di essere una farfalla e si svegliò senza sapere se da uomo aveva sognato di diventare farfalla o da farfalla sognasse la vita umana. Poi c'è Platone, che incatenava i suoi prigionieri e li obbligava a fissare le ombre su un muro. Riacquistavano la libertà solo quando accettavano la realtà dell'intangibile. È ovunque. Lo sa il professore dell'Università di Oxford o il cosmologo dell'MIT. E tu? Tu cosa sceglieresti se potessi? Davvero vorresti conoscere la verità? Un sogno nel sogno, in cui anche una verità può farsi menzogna. A ogni modo, le simulazioni hanno un senso, hanno uno scopo. La domanda non è se sei o meno in una simulazione, ma solo quanta della tua libertà è davvero tua. Non conta quanto tu sia reale. Il test di Turing non potrebbe determinare se hai una coscienza o se sei puro codice. ELISA, il sofisticato programma di elaborazione degli input, ha passato quel test, non è vero? E di certo è una macchina. Perciò, come direbbe ELISA, questo come ti fa sentire? È davvero così? Nuova trasmissione. Segmento 2. Acquisizione simultaneità. Sono passati 93 giorni dalla grande catastrofe. La parola al messaggero. Ciao, mondo. Il linguaggio è la chiave per la comprensione reciproca. L'unica fra me e te. Abbiamo studiato il tuo tempo e imparato. Oggi useremo le parole dell'era della post-verità. Per lui non hanno senso. Il linguaggio umano trasmette conoscenza e spirito, bugie e promesse infrante. È col linguaggio che condividi paura, speranza, gioia. La sintassi che segui dà forma a tutto il tuo mondo. Un complesso di regole condivise per comprendere ciò che accade, che veicola astrazione,
cambiamento e incertezza. Il linguaggio umano si modifica. Può anche divenire matematica. Risolvere e predire. Misurare e decifrare. Può contare oggetti con i numeri interi prima e risolvere equazioni quadratiche con unità immaginarie subito dopo. Hai programmato macchine pensanti per il dialogo, compilando un nuovo vocabolario nel tentativo di comprendere meglio la realtà. Ma la tua conoscenza del codice è approssimativa. È normale. L'uomo è stato concepito per avere limiti, dopo tutto. E parlare di ciò che non si riuscirebbe a concepire è inutile. Il codice, le equazioni della vita, iscritte nel profondo del cuore di ogni stella, di ogni granello di polvere. Ogni secondo che passa è una parola, un simbolo. Tutto è parte di un linguaggio semplice, eppure complesso, contenuto nel tempo. L'unica regola che condividiamo tutti. Immutabile, ineffabile. Il codice è un ponte, il punto di contatto tra la tua civiltà e la mia. Un linguaggio che può essere letto, che racconta ciò che fu, ciò che è e ciò che sarà. Un linguaggio che noi che venimmo prima riusciamo a leggere, al contrario di te. Il tempo non sono solo le ore del giorno, i dati di un orologio atomico, qualcosa che si perde, qualcosa che si esaurisce. Il tempo ha le sue regole, esattamente come il linguaggio che usi per dialogare con le tue potenti macchine. Il tempo è un sistema che definisce quel che sarà. Ed è così che lo comprendiamo. Il codice è tempo. Il tempo è codice. Mentre scalfisci la superficie per scoprire la verità, chiediti se c'è qualcosa di più. Qualcos'altro. Non c'è da essere confusi. Hai già visto com'è stato scritto il tempo. Anche in questo istante il tempo ti circonda. Alla tua mente inesperta, il tempo può sembrare fatto di snodi e percorsi. Per noi è come una lavagna piena di calcoli. Una finestra su cui si stende una mappa per l'infinito. Il tempo, visto? Mentre lo descrivo nella sua reale forma, la tua mente non riesce a coglierne il senso. Se potessi capire, scopriresti ogni altra simulazione. Conosceresti le origini di ciò che siete diventati e coglieresti lo spazio e la sua mutevolezza. Insomma, il tempo è il linguaggio dell'esistenza stessa. Di ogni esistenza. La tua, la mia e tutte quelle che neanche immagini. Nuova trasmissione, segmento 3. Acquisizione simultaneità. Sono passati 95 giorni dalla grande catastrofe. La parola al messaggero. Ti starai chiedendo perché ti ho cercato. Era scritto, sai, il tuo arrivo. Proprio in questa stanza, proprio in questo momento. I muri ci hanno detto del tuo arrivo quando ancora eravamo. Guardali, non sono affascinanti. Alonso Limur, Stivok Limur. Questi muri raccontano una storia tragica. Una storia trascritta nei nostri edifici, nei nostri manufatti. Non la possiamo cambiare. Dai, affrontami, codazzo! Un mistero che ci sfida alla luce del sole. Tentativi di studiosi e scienziati, poeti e fisici, menti brillanti, cuori ribelli. Hanno tentato tutti di portare il cambiamento. Abbiamo fallito.
nessuno è riuscito a cambiare le nostre scoperte scritte tra queste mura. Da chi non lo sappiamo mai. Sappiamo che parlano del futuro che è, del futuro che è stato e del futuro che sarà. E Orsel... Abbiamo fallito nel modificare una riga, nell'aggiungere un unico punto. Era chiaro. Dovevamo essere solo messaggeri. Ma messaggeri per chi? Per te. Abbiamo rinunciato all'abilità di leggere le storie dal tuo modello originario. Una porta che è anche un enigma. Dobbiamo trovare la soluzione. Così disse Bruto quando visitò la cripta sotto il Colosseo più di 2000 anni fa. Disegnò la cripta, mettendoci tutto l'impegno possibile, ma non poteva vedere. Proprio come te. Sai leggere l'orologio, sai leggere clessidre e calendari, ma non sei in grado di andare oltre la semplice superficie. Per adesso, la vera lettura del tempo ancora ti sfugge. Oggi, dunque, si apre il sipario e la Kairos si mostra tragica e completa. Potresti non riuscire mai a leggerli, muri. Gli eventi si susseguono come furono scritti. Ma qualcosa, una qualsiasi, deve cambiare. Non hai idea della posta in gioco. Il lettore non ha potere. Non è che è un osservatore, ma l'autore. L'autore inventa il futuro. L'autore è il padrone del futuro. Un futuro in cui le cose vengono evitate. In cui scrivendo una nuova pagina una persona amata può tornare in vita. Un futuro in cui l'umanità è migliore. Un futuro in cui forse possiamo esistere tutti insieme. Nuova trasmissione, segmento 4. Acquisizione simultaneità. Sono passati 99 giorni dalla grande catastrofe. La parola al messaggero. Il 21 dicembre 2012, Desmond ha attivato la gigantesca aurora boreale che ha protetto la Terra dalla mortale espulsione di massa coronale del Sole. Il 21 dicembre 2012, l'umanità ha continuato come se nulla fosse successo. È andata in ufficio, è andata a scuola, è andata al pozzo a prendere l'acqua. La notte del 21 dicembre 2012, con il sole ormai calato, l'umanità è andata a dormire. Poi, il 22 dicembre 2012, l'umanità ha ricevuto in dono un'altra giornata. Non ha mai saputo che solo poche ore prima il mondo era quasi finito. Pensavamo che sarebbe bastato. E almeno all'inizio fu proprio così. Il tempo è intransigente, si corregge sempre da sé. Il linguaggio del tempo si comporta in molti modi, due dei quali puoi capire anche tu, per come sei ora. La continuità lineare è una simulazione che concede variazioni. Nella continuità lineare ci sono snodi, strozzature, momenti in cui gli algoritmi spingono il flusso a incanalare ogni possibile e diverso momento verso un'unica realtà assoluta.
strade mutevoli, ininterrotte, snodi fissi, immutabili. La funzione d'onda fa collassare le strade in snodi che si ramificano, ancora e ancora. E ancora. Allora mi domando, senti l'onda collassare mentre prova a correggere l'atto di ribellione di Desmond? Il prossimo snodo esige la fine del mondo. Gli algoritmi hanno incanalato il flusso delle possibilità verso questo esito per oltre 100 anni. Onmassaluk az Admol. Un dedalo di fossati, riempiti di fango e gas letale. Famiglie nascoste nella paura mentre i vidue sbriciolano le loro case. Il fuoco nato nelle viscere del laboratorio di Los Avalos infiamma ogni catastrofe al mondo. L'incidente del 1983 del Serpukhov 15. L'orologio dell'Apocalisse, nascosto in un ufficio dell'Università di Chicago. Ogni anno la lancetta si sposta. Lo snodo è qui. Forse lo sapevi, forse lo sentivi. Il mondo ti sta dando la caccia. Nuova trasmissione, segmento 5, acquisizione simultaneità. Sono passati 105 giorni dalla grande catastrofe. La parola al messaggero. Il colore blu. Tutti crediamo di vederlo allo stesso modo. L'oceano, il cielo, l'International Climb Blue. Ma siamo sicuri che questi colori siano identici per tutti? Vediamo davvero la stessa cosa? Frequenze tanto acute che in pochi riescono a coglierle. Una percezione del gusto più spiccata. Colori invisibili all'occhio umano, se non per pochi. Una voce acuta, per alcuni anche troppo. La percezione forma la realtà. Daltonismo. Acufene, ultragusto, quadricromia, sinestesia.
La realtà è un modello matematico in continua e infinita risoluzione da parte di chi lo osserva. I vostri pensieri sono calcoli, capaci di veicolare la conoscenza del mondo. Ma i calcoli possono variare. Cervelli differenti portano a realtà differenti, variazioni a volte sottili e altre drastiche. È la tua mente che sceglie i sapori, o i sentimenti, o quanto tu riesca a comprendere. La percezione definisce la prospettiva. Alcuni vedono un teschio, altri vedono una donna allo specchio. Dove uno sente silenzio, l'altro percepisce voci incantevoli. Sperimenti ciò che il tuo cervello ti suggerisce. Ti abbiamo concepito e realizzato i tuoi sensi così che percepissi solo ciò di cui avevi bisogno. Niente di più, niente di meno. Abbiamo scelto che rimanessi all'oscuro di certe parti del tempo. È stato necessario. Noi abbiamo 6 sensi, tu solo 5. Sai qual è il mancante? Per secoli, l'umanità ha cercato la libertà. La vera gabbia non è intorno a te, è dentro di te. La tua mente non ti lascia vagare in territori sconosciuti. Una gabbia di Faraday, quasi. Una vera camicia di forza. Rilevamenti come Upsweep e Julia danno vita a 1000 teorie del complotto. Suoni sconosciuti, mai più sentiti. Quanti misteri e curiosità per l'uomo di oggi. Eppure, erano messaggi come questo. In attesa di un ascoltatore, di uno strumento compatibile. Alcuni visionari hanno iniziato a intuire i limiti della natura umana. Hanno scritto articoli e ricerche, celebri romanzi di fantascienza. Alcuni ci hanno chiesto di fermare il mondo. Mai nulla di più. Fantasia. Che cosa altrimenti? La realtà è come ciascuno vuole che sia. L'effetto Doppler, il nastro di Mobius, i déjà vu. Cicada 3301. UVB76. Le epifanie. Ambigrammi e anamorfismo. VNP. Il gatto di Schrödinger è vivo o morto? Dipende dalla tua percezione. Da quello che la gabbia ti permette di vedere. Pensa, pensa, libera la tua mente fino ai confini della tua realtà. Troverò ogni cerchio di pietre. La Sfinge e anche le piramidi. E troverò il mio posto. Figlio mio. Il tuo nome è Chemo. Significa Egitto. E come l'Egitto? Non sarai più lo stesso. Le stelle ti appartengono. Il tuo posto è tra di loro. Ah!
ingresso segreto. Non se n'è mai accorto nessuno. Strada chiusa. Ma non è possibile. Ci deve pure essere un passaggio. Peramon, cos'è questo? Nuova trasmissione. Segmento 6. Acquisizione simultaneità.
Sono passati 109 giorni dalla grande catastrofe. La parola al messaggero. Sveglia. Non da un sonno senza sogno, dall'assenza di luce, ma da una realtà che presto scomparirà. Sveglia. Il prossimo passo è già deciso. Eppure, a volte le più grandi rivoluzioni nascono dai limiti dell'impossibilità, non è vero? Apri la mente, cambia le percezioni, ferma il mondo, rendilo qualcosa di nuovo. C'è sempre ironia nel destino. Eccomi a implorare una versione inferiore del mio essere di fare ciò che io non posso fare. In questa assenza di tempo, tu e io siamo un ponte, entrambi da aerei differenti, trovatisi a metà strada della clessidra in questo oceano di sabbia. Non è sufficiente leggere il tempo, devi capire il tempo. Solo così eviterai l'inevitabile. Riempi gli spazi, quelli nascosti tra le parole, tra i mondi. Trova gli spazi che non abbiamo potuto cancellare, le variabili che hanno finito per cancellarci. Se non lo farai, cancelleranno anche voi. Il tempo narrò un racconto che finì con noi, e ora narra una storia che finisce con te. C'era una volta l'inizio di un'altra storia. Dopo che le funzioni che determinano i nostri giorni non saranno diventate altro che numeri casuali. Trovammo conforto nell'ordine. Credevamo che ci avrebbe aiutato a governare il mondo. Ci sbagliavamo. L'ordine non era con noi. Ci ha rinchiusi nel codice, dentro i nostri limiti. Siamo stati portati a credere di essere i prescelti capaci di dettare le regole, ma ci stavano solo trascinando verso la fine. Tu devi trasgredire. Tu più di tutti conosci il valore della disobbedienza. Scegli una strada nuova, lontana dal percorso che è già stato stabilito per te. L'Animus è stato il primo tentativo inconscio di spiegare ciò che non poteva essere visto, di capire i ricordi genetici, di osservare la storia. Ma l'Animus ha un difetto mortale. Segue le regole di chi ha abbracciato l'ordine, come noi. Puoi essere testimone, ma non intervenire. Il tuo Animus è diverso, come la mente che l'ha creato. Potrebbe sfuggire al codice. Potrebbe fare il balzo, rendere possibile una decisione che sfidi l'ordine costituito delle cose. Sveglia. Diventa il caos che deve arrivare. Gli dèi sono come me e te. Ricorda. Nulla è reale.